Io vorrei tentare di riesplorare il più possibile mentre saliamo. Questa sarebbe una cosa buona e giusta, secondo me. Quindi mi darò un attimo all'esplorazione, con calma. E qui ci vedremo presto, fondamentalmente. Verso l'albero di Ghismo. Siamo tornati e siamo sul luogo dove inserire la sfera dell'acqua, come si chiama questa affare? La vena d'acqua. E siamo all'albero di Ghinzo. Ci saranno delle cose diverse. Il tempo è molto di meno, le morti sono molto di meno. E dovremmo avere una gemma della vita, o come si chiama, in più. Perché tutto questo? Perché nella mia immensa idiozia non mi ero reso conto di aver giocato la versione standard e non la Definitive Edition, che dà più abilità e alcune zone extra. E dato che era incluso il tutto nel gioco, ho velocemente rigiocato, quindi un'oretta e mezzo, per tornare qui. Quindi ci saranno alcune differenze, abbiamo esplorato forse qualcosina in più, forse qualcosina in meno. Non ci sono grosse differenze da questo punto di vista, non ci siamo persi niente di che. Comunque il backtracking poi lo faremo assieme quando avremo più abilità, perché alla fine tornare indietro ogni volta è poco utile adesso. Sarà molto più utile farlo quando avremo più abilità, a mio avviso. E faremo un bel backtracking. Ma la grandissima differenza è che ora in... Vedete al centro dello schermo, purtroppo. Ah, forse posso mettere il mouse. Ok, posso mettere il mouse. Questi punti che sono le zone di salvataggio, ora permettono anche di teletrasportarsi fra una zona e l'altra. E farà una differenza immensa. Per quanto riguarda le abilità, non so qui cosa sarà di diverso, ma so che ci sono delle abilità diverse. Se non è lì, è nello skill tree. Qui non so se, non mi ricordo cosa avessimo. Comunque, qui abbiamo rapidità caricata, respiro acquatico, mi sembra che fosse in una posizione diversa, e salto triplo e difesa ultra. Tutte cose fighe. Sì, ovviamente, le abilità le ho prese più o meno identiche a quelle che avevamo prima, o in più raggruppa, credo. Per il resto dovremmo stare esattamente come stavamo prima, se non che dovevamo ancora prendere indicatori di abilità. Nel percorso qui ho fatto un pizzico più di esperienza e ho già preso questo. Ora, chiusa questa parentesi, doverosa per rimetterci tutti sullo stesso piano, andiamo avanti. Albero Ghinzo, che continuerò a chiamare Ghinzo con la G dura, ma... Un tempo le acque di Nibel scorrevano proprio attraverso questo albero. Ora è marcio e rinsecchito. Dobbiamo ripristinare il flusso e trovare il cuore dell'albero Ghinzo. Fatemi un attimo sistemare il microfono, che è un pizzico lontano. Fantastico. E possiamo uscire, ma non abbiamo nessuna intenzione di uscire per ora. Doppio salto, come vedete, qui ancora ci aiuta poco. Ok, di qua dove andiamo? Teletrasporto. Andiamo da una parte all'altra, ok. Ora devo un attimo riprendere possesso dei controlli. Mamma mia, al pelo questo. E ora riusciamo di qua? Sì. È molto più complicato di quanto possa sembrare, ma ce l'abbiamo fatta. Tiriamoci un salvataggio ogni tanto, che fa sempre bene. C'è niente di nascosto qua. La risposta è sì. Non tantissimo, ma c'è qualcosa di... Ops, ops, errore mio. C'è qualcosa comunque di nascosto. E andiamo più in alto. Ora lì c'è una bestia. Tocca capire, si può attaccare? No, non si può attaccare, ok. Aspettiamo che passi. Di qua. Lì c'è
ci conviene tornare indietro. Non lo so, vedo tutte queste luci sulla sinistra. Che non so però se corrispondono a qualcosa di semplice come passaggio. Non credo in realtà. Ah! Ok, è complicatissimo. Cioè, è tutta la parete che ci fa passare. Oh, interessante. Molto interessante. No, troppo rischiosissimo. Veloci. Di qua. Wow. Qui... non avevo visto... Mea culpa. Oh, diavolo. Mi sto distraendo. Ok, ok, con calma. Volevo capire come arrivare di là, dall'altro lato. Ma se ora torniamo di qua, scendiamo. Quindi no, non è quella la soluzione. Oh, e niente, sto per morire perché sono un idiota. Quanto mi ricorda l'effetto portal tutto questo? Ok, cerchiamo di... No! Ok. Via. Morite tutti, grazie. Ora possiamo riscendere, ma ci porterà giù o ci... Interessante domanda. Ok, ci porta di là. Quindi là sotto... C'è un mega ragno là. Che forse è il caso di andare a uccidere per sicurezza. Vediamo cosa andiamo di qua. Aspetta che neanche mi vedo. Ok, aspettiamo un attimo. Voglio vedere cosa abbiamo dal lato destro. Ah, ecco, ci stava il modo di arrivare qua. E da qua si può anche riscendere, credo. Non che ci serva, ok. Non dovevo non dovevo toccare, l'ho pure detto. Cosa aiuterò? Oh, se succede... No, non si può salire là. Al pelo. Ok, allora. Ok, è inutile, inutile. Ok. Lui è morto male, questo ci fa sempre molto piacere. Ora dobbiamo scendere e rientrare sulla destra. No! Ho sbagliato. Ok, non ci ho capito più niente a un certo punto. Qui tocca fare un altro punto di salvataggio, eh. Oh no, questa è proprio gratuita è stata. Ora, curiamoci un attimo e facciamoci un altro piccolo salvataggio. Ok, siamo sopravvissuti in qualche modo. Non so bene come. Ed ora siamo in basso a destra. Possiamo provare a buttarci sotto. Ah, spuntiamo di là. Non volevo. Qui non possiamo farci nulla perché non abbiamo l'abilità per farci nulla, ok. Questo dove ci ributta? Di qua non c'è proprio niente. Quello non è attaccabile. Qui possiamo scendere, si è visto, ma per curiosità. Qui c'è luce, ma non è interagibile, ok. Ci ha rimandato di qua. Ah, si possono muovere.
Aspetta. Ok, queste si possono muovere. Quindi tecnicamente. Vorrei capire cosa si può fare con questi affari. Ah, aspetta, che loro interagiscono in qualche modo, giusto? No, quello è semplicemente cosa accade quando mi avvicino. No, non era questo il. Ok, loro distruggono questo affare. Non volevo passare di qua, errore mio. A posto. Ora. Grosso errore. Questo non riusciremo mai a distruggerlo là. Beh, non è detto. Aspetta, posso. Posso farlo buttare di qua. Esatto. Il punto importante sarebbe. Ora. Spostarci questo, ok. Ha senso, ha senso. Ci arriviamo. Aspettiamo un attimo che vada oltre perché così evitiamo di morire male. Preso. Tac. Wow, ok, stiamo procedendo. Livello molto interessante, devo dire. Ci hanno. È una boss? Ok, questo non si apre nemmeno se lo paghiamo. Ok, direi che sia una boss. No! Lo sapevo. Con molta calma. Peccato. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Tanto essere calmi. L'ho preso in volo. Quasi. Vieni qua. Preso. Ottimo, ottimo. Mi si apra. Mi si apra. Dove usciamo? Aia. E lì abbiamo due. Aspetta un attimo. No, non ce la posso fare. Ok. Aspetta. Non volevo bypassare così tanto. Ok. Quasi. Ok, ho capito qual è il concetto. Tocca soltanto metterlo in pratica. Risalvando qua, magari. Via, uno, due. Uno. E qua. Wow. Grandi. E qua. A posto. Ora siamo sotto. Lì possiamo. Ah, ce ne servono 4 per il signore. E noi. Guarda, guarda la verticalità di questo livello. Questo è l'albero, ovviamente. Quindi di qua si va di sotto, ma non abbiamo nessun modo di salire di là.
Si rompono questi. Ho preso anche questo e siamo a 4. A posto. E voilà. Le jeux sont faits. Questo simpatico affare qua non sappiamo cosa sia. Qui abbiamo un'abilità però. Sento urla di sgomento nelle profondità di questo albero ancestrale. Rehm era agile, scattava nell'aria. Ascoltava la sua voce e la saggezza che condivide. Rehm. Ha imparato il colpo! Per usare questa abilità tieni premuto Y nelle vicinanze delle lanterne o dei proiettili nemici. Poi prendi la mira nella direzione in cui vuoi effettuare un balzo. I proiettili verranno indirizzati nella direzione opposta. Questa abilità... penso di aver già idea di un paio di posti dove ci potrebbe essere utile in realtà. Quindi... ok. Ma si mette in pausa il gioco? Ah, ok, si mette in pausa. Non troppo a lungo, ma abbastanza. Quindi la direzione opposta vanno gli oggetti che trovo. Ok. Ok, ok, ok. Interessantissimo. Ci vorrà un po' a prendere dimestichezza con tutto questo. E si possono... esatto. Si può usare per attaccare i nemici. E lui va... ok, esatto. Lui lo buttiamo... ah, ma dovevo usarlo per saltare, però. Infatti. A posto. E così siamo saltati. Lui che fa? Rimane là? Va bene. E prendiamo anche i proiettili. Ops. Ci vorrà un po' di tempo, eh. Ah, aspetta. Devo imparare. Preso. Lisciato. Oddio quanto. Qua. Sac. Stupendo. Poco a poco ci capiremo qualcosa, eh. Ops! Malissimo. Aia. Ora, qui non ci dovrebbe servire a niente, penso, prendere questo proiettile. Se non per il fatto che... Come sfruttiamo quel proiettile? Ah, no, ho capito. Quello è uno, ma... no, questi non sono proiettili. Aia, mi sto soltanto uccidendo male. Sono cascato troppo. Inclinato, quasi inclinato bene. Oh, sì. Preso, ragazzi. Ci ho voluto un sacco di tempo. E probabilmente non ne valeva la pena.
Davvero mi dà molto fastidio non riuscirci, quindi bene così. Aia. Ok. Diavolo, che fatica. Oddio, via. Cellula energetica. Ok. Stiamo morendo, ma torniamo indietro. No! Non l'ho salvato perché sono un idiota. No! Ok. Ok, riproviamo. Ora dovrei averlo salvato, quantomeno. Per sicurezza risalviamolo. Fantastico. Vattene via. Ok. Errore. Grossissimo errore. Però l'abbiamo preso. L'abbiamo preso, quindi... Il dubbio. Non funzionava così. No. Aia. Molto difficile questo. Di qua ci buttiamo. E ora di là. E sopra. Faticoso, ma fattibile. Questo albero è davvero una prova. E quello che diavolo è... Ah, quello è uno di quei cosi che sparano i laser, credo. Ne avevo visto uno in esplorazione, voi non l'avevate visto, ma... Ah, con questo devo ovviamente sparargli contro così. Aia, aia, aia. Ok, ok, tocca tanto capire come combattere la battaglia. No, no, no! Questo è il problema, che ci butta direttamente là. Aia. Ok, ok, sarà molto complicato. Per ora questo va anche bene perché ci rimette qua. Ma non dobbiamo andare qua. Possiamo... Cioè, non dobbiamo prendere tutti i proiettili, capito? Dobbiamo essere... No, ho sbagliato mira completamente. Ok. Partita salvata, grazie che ce l'ha salvata lui. Quella porta si apre, ma noi lì non ci possiamo arrivare, maledizione. Non è vero che non ci possiamo arrivare, sì che ci possiamo arrivare. Il cuore dell'albero Ginz un tempo conservava al sicuro l'elemento delle acque, ma ora è corrotto, marcio e putrefatto. E quindi sotto cos'era quella porta? Wait a moment. Dobbiamo aiutarlo, curarlo e salvarlo dal degrado, eliminando i segni di corruzione su entrambi i lati. Ok, ma aspetta un secondo. Ah, ok. Come vedete ora si può anche teletrasportarci, ma la cosa non ci interessa, non nell'immediato. Sarà comodo poi per andarcene da qui più che altro. Ok.
Allora, segni di corruzione da entrambi i lati. Intanto possiamo fare il nulla. Partiamo da uno dei due lati, allora. No, non l'avrei previsto. Oh, mi ha preso anche con... Mamma mia. Fatemi giusto capire un attimo qui cosa abbiamo. Qui non abbiamo il nulla. E... quello ci può riprendere. Lì ci possiamo deviare probabilmente dei proiettili. Non so a cosa ci serva nell'immediato, ma... Questo per ora non ci dice niente, quindi capiamo prima cosa ci potrebbe servire questa roba. Aia. Sono diventati molto più bastardi. Sì, tutti quegli affari deviano proiettili, ma per ora davvero non... Non mi stanno rappresentando molto. Di là non mi pare ci sia niente, ok. Oh, adesso ci rappresentano qualcosa, ok. Quindi come mandiamo quel proiettile? Aia. Ora ho capito come. Ora ho capito come, ma non sarà proprio così semplice. Tutto con quella bestia là che è respawnata. Ok. Così. Sali. Dovrebbe essere fatto anche senza farci nient'altro. Grandi, grandissimi. Bene, 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 bene. Ah, proprio basta un colpetto e poi via tutto. E si riscende. E vediamo cosa c'è dall'altro lato. Ragni e sgorbi vari. Non so ancora esattamente a cosa... lancio... Via. Ribadisco, non so se ci sia servito o meno quel globo lì... No, mi sarei dovuto proiettare in aria con tutte quelle cose, ovviamente. E sono già tornato, infatti. Ho fatto l'ingordo. Malissimo. Ok. Avrei dovuto risalvare. Adesso troppi. Aspetta un attimo. Peccato che ho sbagliato tutto. Ma ok, sono risalito, ma a che pro? Io volevo prendere uno di questi per riuscire a saltare qua sopra, ma... Ma mi serve? Forse no, aspetta un attimo. Oh, e beh, bastardo però questo. Ok, comunque quello l'abbiamo preso.
Diavolo quanti siete. Ok. Errore. Saliamo come non ci fosse un domani. Ora. Ragno? Ragno, mi serve un aiuto. Ragno? Fantastico. Diamo anche una salvatina, va. Level up. Basso. Preso. Buoni tutti. Di qua. E via. Ora non so questo come ci aiuti, però. Ascoltiamo Sane. Ora possiamo ripristinare l'elemento delle acque. Una volta ravvivato questo elemento, ne rimangono altri due. Wow! Oddio! Acque! Troppe acque! E ora dove? Dobbiamo assolutamente salire. Mamma mia, che panico! Ho voluto prendere anche quello, ma forse è stato un errore. E ora, chi mi spara? Complicato il tutto. Vieni qua. Oh diavolo, lì l'acqua. No! Devo rifare tutto, ovviamente. Diavolo, sei stata dura. Diavolo. Ma siamo riusciti a fuggire. E a ridare vita e linfa all'albero di Gizmo. Ok, questo potrebbe essere un problema. Dimmi che qualcosa ti spaventa e ti fa andare via. Ti prego. Via. Ah, potrebbe essere doloroso. Oh. Stiamo osservando l'inevitabile, vero? Era la luce ciò che lei odiava, la nostra luce.
ma la bontà di Ori lo avrebbe salvato ancora una volta. Ancora? Ok, siamo ancora vivi. Più di quanto mi sarei aspettato. Ori, pensavo di averti perso per colpa degli artigli pieni di odio di Kuro, ma è stato Gumo a salvarti, risparmiandoci un destino incerto. Grazie, Gumo. Allora, guarda qui, ora che abbiamo ravvivato l'albero Ginzo, le acque di Nibel sono limpide, quindi ora con la skill possiamo andarci a nuoto. Ma non c'è tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. L'elemento dei venti ci attende nelle profondità delle rovine abbandonate, nel fitto del bosco nebbioso. Si trova una chiave che aprirà i cancelli delle rovine. Di là! Interessante. Quindi, prima le acque e ora le nebbie. Dobbiamo ringraziare Gumo, perché il nostro viaggio, sebbene ancora agli inizi, almeno potrà continuare.